Namaste, io sono Falco e benvenuti in questo nuovo episodio di The Bunny of Isaac Rebirth, la serie meno seguita. No, vabbè, non scherziamo. È una serie più o meno seguita sul canale. Nell'ultima partita abbiamo sbloccato parecchi personaggi e io direi di farci una bella run con Lazarus. Allora, ho risolto il problema della visualizzazione leggermente tagliata, anche se non me l'avete scritto. È praticamente un fatto della mia risoluzione del computer, cioè del mio schermo del computer, che non è né a 1280 né a 1080, cioè né a 1080 né a 720, e di conseguenza mi ritrovavo a registrare a 1440 e veniva tagliato su YouTube. Adesso infatti sto giocando col gioco finestrato e dovreste vedere più o meno tutto quanto, compreso la pillola di base che userei, perché Lazarus parte con una pillola di base e con una vita in più. E ovviamente Lockdown. Ottimo inizio di cacca come quella che ho appena ucciso. E in questa run volevo innanzitutto dirvi che stiamo attraversando un periodo piuttosto difficile sul canale UDX in quanto le visualizzazioni non arrivano. So che molti di voi si sono iscritti più per le serie un poco più serie, diciamo per le rubriche di Dix, quelle che io non ho mai fatto e cose varie. Però comunque i gameplay non raggiungono neanche 40 visualizzazioni, cioè sì, no, 40 ne raggiungono. L'ultimo episodio di Isaac che ho pubblicato sarebbe il penultimo che è uscito. Non l'ultimo, addirittura ha fatto solo 32 visualizzazioni, che su 1090 iscritti sono comunque pochi, e 0 commenti, anche se però con i like, diciamo su 32 visualizzazioni, 7 like, sono comunque una buona percentuale. Allora vi volevo chiedere, magari di commentare, visto che nell'ultimo video non ha funzionato, esortarvi a commentare, e dirci quale sia il problema. Non vi piacciono i nostri gameplay, non facciamo giochi interessanti, non sappiamo intrattenere, non vi interessa semplicemente il nostro canale, siete iscritti a caso? Spero che voi possiate seguire questo video e rispondere, perché comunque noi ci teniamo molto a migliorare, soprattutto adesso che stiamo entrando, diciamo, in una nuova parte, quella con Tom's Hardware, e i numeri non so come ci abbiano scelto, visto che i nostri numeri fanno abbastanza cagare ultimamente. L'unica cosa che fa visualizzazione è il tutorial di merda di Dix. Abbiamo trovato una pillola di Ematenesi, che tra l'altro è nuova rispetto al Non-Rebirth. E come oggetto abbiamo Unicorn Stamp, Feel Like Stamped. Non so cosa faccia. È il corno di un unicorno, no, è lo zoccolo di un unicorno, quindi io direi di provarlo contro il boss per vedere cosa fa. Comunque la pillola di Ametemesi, aspettate, ci sono due negozi, e infatti la carta della forza, Ierofante, è ottimo. Parte della forza ce la teniamo e ci prendiamo Book of Revelation, ma prima vorrei vedere cosa fa Unicorn Stamp per sfizio. Ah, ci rende, vabbè, unicorn. Terrei Book of Revelation perché ci dà i cuori spirituali, lo conoscete già, è uno tra gli oggetti utilizzabili più comuni e che preferisco onestamente. Vediamo se qui la stanza segreta. No, ottimo. Dunque, Lazzaro ha la particolarità, già l'ho usato con Dix, quindi dovresti saperlo, che se muore la prima volta rinasce con un solo cuore e con attacco maggiore. Avendo usato il libro Book of Revelation, ovviamente abbiamo invogliato lo spawn del Cavaliere dell'Apocalisse, in questo caso, visto che siamo nel primo piano, è Femin. Allora, vi stavo scrivendo di commentare comunque con i vari problemi, cioè i vari problemi che possiamo avere nel, diciamo, intrattenere qualsiasi altra cosa, se non vi piacciono i giochi, se non vi piacciono come li trattiamo, perché comunque noi ci teniamo molto a migliorare, siamo su YouTube ormai da 2 anni, abbiamo fatto i nostri 1000 iscritti, ci siamo un poco fermati ultimamente. So che YouTube comunque con i feed e tutto quanto non ci ha pensato minimamente ad aiutare gli iscritti. Lo stesso PiotreD ho visto oggi che si è lamentato sul suo account principale di Facebook, scrivendo che su quasi 100.000 iscritti ha fatto sino a 4.000 visualizzazioni, un video appena uscito, quando ne aveva 5.000, invece ne faceva anche 30.000, 40.000. Quindi non lo so, vi invoglio comunque a commentare se è un problema di feed. Abbiamo avuto il cubo di carne comunque. La cosa particolare è che nel Rebirth ci sia. Può darci anche la palla di elastici, che è un altro oggetto che ha la stessa utilità del cubo di carne, ma come il cubo di carne ha 4 stati. Abbiamo avuto il cubo di carne, quindi non è il nostro caso. Volevo capire comunque se è un problema di notifiche che non arrivano, per quello ci stanno OTB, anche se io non lo riesco a usare, malgrado la password dell'account siano quelli, in genere sono
ci pensa Dix a utilizzare Naughty B, usiamo Google Plus, proviamo in tutti i modi possibili a aumentare diciamo le nostre notifiche in modo tale che voi possiate visualizzare l'ultimo video uscito. In più poi siamo per finire l'estate, quindi dovremmo ritornare un poco più a pieno regime rispetto a come stiamo facendo adesso, perché comunque DX è stato sempre in vacanza. Io sto provando a fare quanti più video di Isaac possibile, ma non è molto. Avete visto, ne sono usciti relativamente pochi, perché non ho molto tempo di registrare, sto preparando tre esami e ognuno comunque ha i suoi problemi. Magari è il fatto che siamo in estate, per quello non siete invogliati a vedere video del tubo. Non lo so, scrivete comunque nei commenti possibili soluzioni, fatevi sentire, mettete mi piace. Sto provando a intrattenervi comunque portando avanti un discorso più o meno serio che può interessare soprattutto voi iscritti al nostro canale e non solo, perché presto torneranno le rubriche serie, sia di Dix che mie. Abbiamo parlato, faremo rubriche un poco più insieme. Comunque vedrete più avanti quello che succederà, però vedrete relativamente, cioè se le visualizzazioni sono 40 su 1000 iscritti non vedrà quasi nessuno, cioè meno di un decimo vedrà. Anche se però 40 su 1000 iscritti e 4000 su 100.000 che diceva Pio3D, più o meno le percentuali sono quelle, quindi posso pensare anche che sia un problema del sito in sé per sé oppure dell'utenza, se so voi che siete maturati, non lo so, non vi interessano più determinati argomenti, abbiamo un oggetto inutile, il fagiolo. Possiamo fare le puzze in faccia alla gente. Che schifo diranno comunque. Ma io ve la vincerò comunque perché io sono Falco. E Falco è disumano. In realtà penso che la perderò questa run, però speriamo bene. Andiamo avanti e vediamo cosa ci capiterà nelle prossime stanze. Comunque un oggetto negativo non compromette una run, un unico oggetto negativo. Il problema è quando si sommano più oggetti negativi in sé per sé, come già noi, già il secondo, perché lo stampo di unicorno, tra l'altro, scrivete nei commenti qual è il suo utilizzo, se lo sapete, perché io non ne ho idea, per vedere se magari ho fatto la stronzata ad abbandonarlo per il Book of Revelation, che essendo un oggetto tipico del Rebirth avrei dovuto sapere cos a cosa servisse. In tutto ciò, ci tengo a salutare coloro che invece ci seguono sempre, tipo Ame. Cioè, a me è onnipresente. Abbiamo la Petrified Poop. Vuol dire che avremo soldi infiniti. Signori, ora vi faccio vedere. Troviamo una cacca e vi faccio vedere l'effetto della Petrified Poop. Non c'è manco una cacca. In compenso, non abbiamo preso danno da cuori rossi in questo piano. E quindi è possibile sbloccare. Noi possiamo. Italiano, portami via. È possibile sbloccare il patto col diavolo se battiamo mostro senza subire troppi danni. Qui ci stanno anche le cacche, quindi batto un attimo mostro e poi vi faccio vedere l'effetto della Petrified Poop. Anche se no, quella è Lucky Rock, non abbiamo soldi infiniti, ho sbagliato. Dovrebbe semplicemente portarci più fortuna, visto che abbiamo cominciato con un lockdown, è ottimo. In più abbiamo la carta della forza, che non è da sottovalutare. Che io le tengo sempre a conservare le carte perché possono servire più avanti, soprattutto visto che i primi boss sono facilmente evitabili, come potete vedere. E in più mi pare che non abbiamo mai preso danno, quindi potremmo sbloccare la Kimment Basement Boy. Non sono sicuro del fatto di non aver ancora mai preso danno qui. Vediamo. Sì, Basement Boy. E beh, alla quarta run non prendere danno è un ottimo risultato. Vedere, no, la Petrified Poop c'è solo aumento di fortuna, non aumenta lo spawn delle pietre. Stanza col diavolo, abbiamo i cuori rossi, avrei preferito forse qualcosa di sostanziale in queste piuttosto che le chest. Ematemesi e pillola di speed down. Insomma, ci è andata abbastanza male a questo giro. E scendiamo giù. Vediamo anche le scene di intermezzo che mi sto ricordando di non tagliare. Abbiamo un culo con le pillole. Abbiamo sbloccato Sansone completamente a caso. Scrivete nei commenti come si sblocca Sansone se lo sapete perché io non lo so. Direi di entrare qui dentro. Abbiamo altre due pillole. Fai vedere Speed Down che sta bene lì. Se anche questa è negativa, Adieu Wizard. Aiue Wizard è una pillola negativa che però ci dà un effetto temporaneo. Come vedete, spariamo le lacrime
in obliquo e non più dritte. Stanza perfetta, ovviamente, per Harry Weezer con tanti maghi. Quindi è anche una sorta di citazione. Ci facilita la vita in questa stanza, ma non pensate che sia sempre così. Anzi, Harry Weezer spesso causa il game over a certi player che non. Perché comunque è difficile utilizzare. Dici, dai, che il mio range è buono, dai, che il mio range è buono. Non è così buono quanto sperassi, però funziona. Spesso causa il game over in alcuni player che non sono appunto capaci a mirare con le lacrime oblique. Nello stesso modo in cui mirano invece con. Ma vaffanculo. Ho preso danno inutile. Ah, un altro cuore blu, va bene, va bene, va bene. Bomba tu scoppia. E mi permette di prendere questa moneta che non ci serve a una. Non si dicono parolacce. E ora esce PhD. Abbiamo le pillole migliori finalmente. È il tap. Abbiamo le pillole migliori. Ora possiamo prendere tutte le pillole che ci pare, che è una cosa che io adoro perché le pillole le utilizzo sempre. Non lo so perché sono forse nell'Isaac Rohrmann era qualcosa di diverso, ma comunque adoro le pillole in Isaac, permettono di possono essere utilizzate come altri power-up pur non avendo, cioè possono, tipo la pillola di El Tap è alla pari di un power-up che ti dà un cuore in più. E non vedo, però il rischio delle pillole è sempre che oltre al Tap ci sta anche il Down, che potrebbe essere diciamo, una negazione di un power-up. Di conseguenza, avere PhD è sempre un vantaggio nella run, solo che in una run in cui hai già un danno più o meno alto, velocità e varie cose, è sempre un vantaggio, ma in una run invece discreta, in cui non hai niente praticamente, se non Book of Revelation che ti dà tanti cuori spirituali, che anche la cosa è buona però perché ti può permettere di sbloccare più patti col diavolo. PhD può essere, diciamo, una penalizzazione in quanto un oggetto che come speed down, un altro il tap, magari no, forse il tap proprio no, però come speed up oppure damage up potrebbe essere molto più utile, o magari anche qualche pretty fly. Quella cartuccia non so a che serve, l'abbiamo trovata anche nell'altra. Scrivetelo sempre nei commenti, io vi sto invogliando a commentare il più possibile, se poi voi fate come al solito zero commenti, non posso farci niente. Sta tutto nelle vostre mani, il futuro è nelle vostre mani. E non ve lo sto dicendo in quanto persona senza mani. E andiamo a vedere questo boss, chi è? Anzi, vediamo prima se qui c'è la stanza segreta. Sì. Ma in tutto ciò io sto giocando senza audio del gioco. Perché il gioco non ha audio? Non lo sto giocando senza audio. Semplicemente ho l'audio abbassato del computer. No, sto giocando senza audio del gioco. Quindi voi per il momento siete stati senza audio del gioco? Avevo semplicemente l'audio abbassato al computer. Che pirla. Scusatemi per la run senza audio. Spero che adesso l'audio non vi dia fastidio. In realtà lo sentite non dalle cuffie perché secondo solo, stacco di attacco le cuffie. Mi sentite, ma l'audio si continua a sentire non dalle cuffie, quindi io lo abbasso, lo abbasso. Resume game. Bene. In pratica sto registrando con l'audio che va direttamente al computer e di conseguenza voi continuate a non sentirlo, quindi se io modificassi un po' con le impostazioni, al posto dell'altoparlante e delle cuffie mettessi l'audio dispositivo del PC predefinito, no, non va perché lo fanno al prossimo stream. Bene, il bello della diretta, ragazzi. Quindi rimetto l'audio delle cuffie e questa run è senza audio. Giusto, devo aprire il gioco per mettere resume. Ebbene, a poco sto arrivando a registrare in maniera decente qualcosa, quindi non demordete, il prossimo episodio sarà fatto bene con l'audio giusto e tutto quanto fatto. Pestilenza, pestilenza, abbiamo usato il Book of Revelation a quanto pare sul piano
In più mi pare che facendo damage al boss sia il 50% di possibilità di sbloccare un patto col diavolo. Pestilenza è il secondo cavaliere dell'Apocalisse, appunto la pestilenza. E rispetto a Femmine, leggermente più impegnativo visto che spara questi colpi meno prevedibili e cecchinanti. Più cecchinanti. E lascia il creep a terra, sti ciabini di merda. Lo damage comunque è stata buttata perché ci ha dato quel colpo da cecchino. Pestilenza, diciamo, diventa più o meno gestibile dopo avergli tolto la testa, perché rispetto all'Isaac normale spara questi colpi che sono molto più pericolosi perché ti mirano e fanno parecchio danno perché sono considerate come bombe. Però una volta avergli rotto la testa dovrebbe rimanerne solo il cavallo. Dovrebbe essere tutto più facile, sia da prevedere che non spona più questi ciabbini di merda che ti levano vita perché tu ci vai addosso, e spona queste mosche. Invece sono. Non sciottiamo manco le mosche per farvi capire quanto poco danno abbiamo. E io però sto per sbloccare il patto col diavolo. Se sto concentrato e non prendo il danno da cuore rosso, posso sbloccare il patto col diavolo, ma non si sblocca, così faccio la grande figura di merda. Yeah. Ma tanto nei gameplay è importante intrattenere, non andare bene, come ci insegna il buon caro Lorenzo, o il buon Piede di Po Pai. Piede di De Pai, il calciatore famosissimo. E abbiamo ucciso patto con l'angelo, addirittura. Questa non me l'aspettavo. Bene, oggetti gratis. Patto con l'angelo abbiamo già parlato. Holy Water Splash. Non è esattamente l'oggetto che avrei voluto dal patto con l'angelo, però meglio di niente. Flush. No! Usiamo il libro Book of Revelation. Potevo usare la carta della forza che mi sto dimenticando di avere. Ora abbiamo il cubo di carne che almeno ci darà una mano, sparando anche lui lacrime, molto efficiente, e potremmo fare, se riusciamo a, diciamo, sbloccare di nuovo il patto, no, potremmo addirittura, visto che abbiamo trovato subito il Book of Revelation, senza cambiare il libro, sbloccare un achievement che è per esempio uno youtuber molto famoso, a cui mi ispiro molto perché molto competente in Italia e la mia, diciamo, fonte di competenza su questo gioco, Ace the Brave. Non è riuscito a fare per moltissimo tempo, ovvero il cubo di carne di quarto livello. Se la fortuna ci voglia aiutare, noi andando avanti potremmo battere morte, guerra e pestilenza e carestia, già le abbiamo battute. Mentre se la fortuna non ci vuole aiutare, ci darà, come si chiama, il cavaliere senza testa, facendoci così vanificare un possibile achievement. Comunque abbiamo sbloccato un personaggio, per rimanere nella linea degli episodi ne dobbiamo sbloccare almeno due. Sansone, tra l'altro, nel Rebirth era molto più difficile da sbloccare, cioè nell'Isaac normale era molto impegnativo da sbloccare. Si sbloccava battendo mamma senza entrare in due stanze dorate, cioè senza due power-up. E se non acchiappi, diciamo, all'inizio del gioco è molto difficile da fare. La pillola è la pila la prendo dopo, vedo prima di usare il libro una volta, così dopo aver avuto le 6 cariche ho un altro cuore spirituale gratis. Questi ragni non moriranno mai se continuiamo di questo passo. Forza ragni, morite. Mi metto qua dietro l'angolo e vi bombardo. Meno 2, meno 3 e meno 4 magari. Dobbiamo sbloccare comunque un altro personaggio per rimanere nella stessa tempistica delle altre run, in cui ne abbiamo sbloccati due a run, una cosa molto difficile. Tutto ciò però, se io dovessi alzare un po' col volume del computer, lo dovresti sentire tramite microfono. Quindi vediamo se così funziona. Ora sentite anche l'audio. E ritorna in gioco. Resume. Resume. Non abbiamo ancora trovato la stanza dorata, direi di andarci. Non penso sia run da. Sì, sia una run da Bosch Rush, in quanto il Bosch Rush
bisogna essere abbastanza OP molto velocemente, cosa possibile con Azazel, un poco di meno con Lazzaro, in quanto dovrei morire per avere più danno. Quest'anno non ho avuto un oggetto che mi fa il danno. Mi hanno detto, almeno abbiamo tanti patti col diavolo, e sono arrivati i patti con l'angelo. E quindi, boss doppio tra l'altro. Bene. In boss doppi io sono poco preparato ad affrontarli in quanto abituato all'Isaac normale non ci sono. Però visto che rispetto all'Isaac normale sti ciabbini hanno meno vita. I piccoli ciab. La K! Abbiamo la K, signori! Abbiamo avuto tipo più di un mese fa la K. Ah? Però abbiamo la K. Andiamo avanti, c'è un arcade. Ci entrerei solo se ne... solo nell'eventualità che non esca la chiave in queste stanze. E quindi per la stanza dorata io abbia bisogno di una chiave. L'unica, perché non ho così tante monete da entrare in un arcade e utilizzarle per avere power-up migliori. E poi comunque abbiamo lo store upgrade. Tra l'altro mi sono scordato di farvi vedere. Abbiamo avuto lo store upgrade la scorsa run, entrato nel negozio c'erano tre oggetti e non più i soliti due. I zombie non avevano nipoti. Aiuto, i zombie non avevano tanti nipoti, erano solo veloci. Madre, gli zombie... è morto! Non so come è morto quello. E sono morti due zombie. Allora, il trucco con i zombie è non farsi prendere come corrente ogni nemico, poi loro, diciamo, vengono indeboliti a furia di essere colpiti. E come vedete, vanno giù più velocemente. Questo qui in due colpi addirittura è andato giù, anche essendoci lontano. C'è una stanza qui della sfida, ma dobbiamo avere un solo cuore rosso per entrarci. Mosche, moscavalco. No, non ho la scala, non posso scavalcare. E per chi mi ha sottolineato tra l'altro che nella prima run ho preso il latte di soia, beh, io sto all'inizio, devo prendere almeno una volta tutti gli oggetti se voglio far sì che, diciamo, sblocchi il Platinum Gold. Quindi mi conviene prendere almeno la prima volta tutti gli oggetti. So che il latte di soia è abbastanza scarso come oggetto, anche affiancato da altri oggetti utili come per esempio Ipecac. Rende la run molto bella, nel senso è bello vedere come interagiscono bene, però non conviene prendere il latte di soia in quanto è molto scarso. E per me 9 volte su 10 è un oggetto rovina run. Qui stiamo ancora barattando la nostra chiave, che non troveremo purtroppo. In questi casi tu hai una chiave. E cazzo che ti dà il power up pur di non darti la chiave. O ti dà semplicemente mosche. Un cuore e mezzo. E io blocco il gioco come già vi ho fatto vedere. E vi ho detto ci dà il power up pur di non darci la chiave. Skeetol. Tu che ci dai la carta del diavolo. Usiamo quella della forza. Vediamo se ci dice culo e troviamo la stanza segreta, per esempio qui. Ci dice culo. Vediamo se ci sono chiavi qui dentro. No. I funghi possono dare chiavi? A quanto pare no. Però ci possono dare una pillola di Tearsap. Mi accontento. Andiamo dal boss. Certo, una chiave ci avrebbe potuto far comodo. Ma direi, battiamo un attimo il boss, vediamo il patto con l'angelo. Direi di utilizzare anche la carta della forza. No, il doppio Duke of Fly. Utilizziamo la carta della forza perché così siamo più avvantaggiati. E dopo ci andiamo a prendere la carta del diavolo. E visto che ci sono tanti cuori rossi, potrei provare a far fruttare quel diavoletto che sta nell'arcade. E non solo lui. Quindi uccidiamo un attimo il doppio duca. Fortunatamente come boss doppio il doppio duca è una cosa facile in quanto il duca delle mosche normali sta nel basement. Nelle cave
Non è difficile affrontare due duca delle mosche, anzi è uno tra i primi boss perché è uno tra i più facili. Abbiamo un nuovo patto col diavolo. I found pills. Are you a wizard? Non la voglio. La cap. Speed up. E la coda di Gap. Beh, se ci dice culo possiamo diventare gappi in questa run, ma non ci dirà culo. Ma qui abbiamo un cuore mezzo. Vi faccio vedere un poco il come si fa una run tecnica. 3, 2 cuori e mezzo, 3 cuori. Qui ci sono 3 cuori e mezzo. Andiamo qui e ce ne sono 4 cuori. E 4 cuori e mezzo, giusto? Sì, 4 cuori e mezzo. Noi ne abbiamo 4. Direi di arrivare a un cuore, andare giù a trovare la stanza della sfida e se non hanno ancora pagato, andare avanti. Soldi, soldi, soldi. Allora, sono due cuori che ho sprecato, ne ho quattro e mezzo qua. Due cuori ho sprecato adesso, la cappa. Due cuori. Due cuori e mezzo. Tre cuori. Ematemesi, non mi serve a niente. La cap mi serve. Tre cuori. Tre cuori e mezzo. Lucidà il virus. Poison touch. Bene, ma non troppo. Mentre se andiamo nella stanza della sfida giù, abbiamo sprecato un mezzo cuore blu perché ho sbagliato il juke. Qui dovrebbe essersi aperta la stanza della sfida. Dacci una chiave e abbiamo avuto la chiave finalmente, signori. Abbiamo avuto la chiave. Dobbiamo affrontare però la stanza con i boss. E se non ci dice culo ci moriamo qua dentro, malgrado le nostre 26 monete. Ma tanto siamo Lazzaro, possiamo morire una volta. Abbiamo due cuori e mezzo. Potremmo usare il cubo di carne per fare danno avvicinandoci, ma visto che non abbiamo così tanta vita preferirei evitare. Magari succede a caso che lui per colpirmi si avvicina a tal punto da attivare. Vabbè, abbiamo Poison Touch. Abbiamo attivato Poison Touch. Questo è il power up che abbiamo preso prima. Ho mezzo cuore. È morto Chubby. Dai che l'altro è mostro, dai che l'altro è mostro. No, Pip. Questo è un po' una Pip come boss, però è fastidioso. Pip. Ora prendo danno dalla Pip io. Pip. Riprovaci domani, sarai più fortunato. Pip, non mi colpire, Pip. Il trucco per Pip è stare di quanto più lontano possibile, così da evitare questi colpi che rispetto all'Isaac normale sono più lenti. E poi stare attenti al suo Peeper, che potremmo avere anche noi. E ovviamente non finire sul creep come dei pirli. Il suo Peeper l'unica cosa ha dei rimbalzi insoliti che potrebbero farci causare la morte ai suoi Peeper, perché giustamente dopo aver tolto un poco di vita ne diventano due. Ma porca la patata, sono morto. Rinasco come Lazzaro più forte di prima, con più danno. Vai, signori. Ora, ho fatto tutto questo bordello per una fottuta stanza dorata. E cosa ci troviamo nella fottuta stanza dorata? Panic fart. Denti al contatto. Direi di utilizzare il libro di Belarial. E andare avanti perché cuori grossi, diciamo, non ci interessa riaverli. Almeno non abbiamo 33 monete, non ce ne servono tante. Quindi possiamo andare avanti. Anche se avere più monete è sempre un vantaggio, ma allungherei la run a dirmo in troppo. Abbastanza, non abbastanza, diciamo, da intrattenervi a tal punto. Rompiamo i brimstone rossi. Perché mi colpiscono? Perché mi hanno colpito? L'eremita, entriamo nel negozio. La bussola.
E il resto lo doniamo. Anzi, c'è questa. Abbiamo un cuore spirituale, così possiamo sperare ancora in qualche patto. E il resto lo doniamo. Ci incassiamo qua dietro. Dai. Il nostro upgrade a livello 50. There is options. È un ottimo oggetto che ci permetterà di avere due scelte, ovvero una volta sconfitto il boss, al posto di un unico oggetto ce ne usciranno due, così come nella stanza dorata. Che è un oggetto che si sposta a perfezione col D6 di Isaac, perché come potete immaginare, avere delle option nel D6 vuol dire avere la scelta tra quattro oggetti possibili. Ovviamente ne possiamo prendere solo uno, l'altro scomparirà, però comunque ci può aiutare nelle situazioni più disperate. Oppure ci può aiutare a finire una run. Per esempio, in cui se ci manca tra tutti gli oggetti che hanno introdotto i nuovi, ce ne mancano un paio, possiamo fare il run con Isaac, che tanto parte col D6, e se troviamo delle option abbiamo più possibilità di trovare quell'oggetto che ci manca, ma meno possibilità di trovare le chiavi di merda che non ci sono in questa stanza. Sono andato qui c'è il boss, doppio, giusto perché io non li so affrontare, un doppio Larry Junior, in realtà non è Larry Junior, ma non so che cosa sia. A differenza di Larry Junior basta rompergli una palla per distruggerlo. Esponerà tre mini sciabini. Allora, due sciabini e un verme, oppure penso sia casuale tra il verme e i sciabini quello che spona. Comunque ne spona tre per il numero di palle che ha. Una bomba e una pillola. Ma sì. Anche se preferivo ci fosse una chiave, comunque la pillola è positiva al 90%, tiro zap. Benissimo, abbiamo di nuovo una bomba dietro. Andiamo, andiamo, affrontiamo Sloth. Il tiro zap è sempre un ottimo power up, però entrare nella stanza con un tizio che ci leva un cuore di danno, avendo solo due cuori, non è proprio il massimo perché ci può shottare. Il creep è mio. Ah, tutto un touch, penso. Se ci colpiscono, Ierofante, ottimo, due cuori spirituali. Se ci colpiscono, lasciamo il creep. Ottimo, ottimo, un bell'oggetto. Sarebbe ottimo un'accoppiata, ad esempio, con un Holy Mantle che ci, non so se sia, sono attivamento. Dovrei essere un poco più tankoso in questa run, visto gli oggetti che abbiamo. Che l'acqua santa si attiva rompendo appunto quando ci colpiscono. Tutto un touch ci dà il creep quando ci colpiscono. Sarebbe stato meglio fare questa run con Maddalene. Tutto ciò, questo è il Seed, anche se già l'avete visto. E ho ucciso quella cacca per farvi vedere il Seed. Fistula! Fistula, 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 fistula. Non posso prendere danno anche contro Fistula. Non che sia scarso, per carità, però. Sono scarso io, non è scarso Fistula. E abbiamo la chiave, quindi torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro, torniamo indietro. E in tutto ciò, vedendo la mappa, direi che ci andiamo a riprendere la carta del diavolo e possiamo andare direttamente contro il boss. E abbiamo il Tanuki, Unbreakable. Siamo il Tanuki, ovvero se rimaniamo fermi, boom. E voglio provare se si attivano comunque i vari virus touch e altri oggetti simili che abbiamo, perché in quel caso sarebbe una cosa che dico ottima, meravigliosa. Qui non possiamo più donare. Proviamo contro il boss. Direi di provare in realtà in questa stanza. Stanza del sacrificio, ci entro, ma solo dopo aver battuto il boss. Preferisco avere un po' di protezione con i cuori rossi, non sia mai un altro patto col diavolo. Allora, stanza della sfida, già ci siamo entrati e c'è bisogno di una chiave. Qui c'è la carta del diavolo, dovevo provare la sinergia, vabbè, la proverò dopo. Andiamo contro guerra e andiamo contro guerra. Anzi, mi cercherò un attimo un'altra chiave. Che male non fa. Ma perché questi qua mi colpiscono sempre dopo che hanno finito il raggio?
Devo ricordarmi che andiamo contro il boss, che è meglio. The Dark One. Doppio. Senza che non ho mai fatto. Proviamo a rimanere invisibili. Vediamo se ci colpiscono. Allora, non ci fanno danno. Però se ci vengono vicino si avvelenano. Sì, si avvelenano. Quindi tecnicamente ci basta rimanere fermi e aspettare che facciano tutto da soli. Sì, non sarà molto divertente come run da vedere, però almeno è efficace. Guardate come piano piano le sto facendo male. Sono boss che non conosco, ho solo un cuore di vita, non voglio morire in realtà. Ora quelli cambiano il pattern dopo che gli ho tolto metà vita. Loro continuano a cercare di colpirmi, tanto sono pirli. Mi vengono addosso, si avvelenano, urtano il cubo di carne. Non prendono manco il creep. Dai, io sono qui, su, venite. Dai, appena ne uccido uno, l'altro lo uccido in melee. Dai, The Dark One. In realtà il boss più difficile in questo Rebirth dovrebbe essere l'avversario, molto simile a The Dark One, però c'ha un Brigstone che è, diciamo, a ricerca. Però toccatemi, avvelenatemi per piacere, perché se no non finisce più. L'ho tolto metà vita senza fare niente. Uccidiamone uno per farvi vedere che invece se piazzo una bomba oppure se mi muovo finiremo per prendere danni. Che se comunque stando fermi mi hanno colpito veramente, a parte con le loro scivolate verso di me, non mi hanno quasi mai colpito con le lacrime che mi sparano. Quindi non è un boss così tremendo come mi ricordavo. Vai, avvelenati, avvelenati. Muori, muori. Uno di due è morto, ecco, ci possiamo muovere. Avversario, no, non stiamoci mai davanti perché c'è quel Brimstone che è molto pericoloso. Quando fa le puzze diventa scuro. Ebbè, run ignorante, io non sapevo giocare, non abbiamo raggiunto others options. E siamo morti, non abbiamo avuto il cubo di carne. Vi invito a mettere mi piace se vi è piaciuto questa run, ogni tanto si può anche perdere. E al prossimo episodio. Exit. Ciao a tutti da Falco.